Ciao a tutti, oggi facciamo le ciambelle. Esatto, le ciambelle di carnevale, anche se carnevale è passato. Esatto, perché la mamma non aveva gli ingredienti e non aveva giorni per comprarli. Quindi le facciamo oggi. Quindi uniamo in una ciotola la farina, 500 grammi, quindi tutta. Tutta. Facciamo le ciambelle per Pasqua. che ci durano fino a Natale, giusto? Esatto. Ok. Voilà. Bene, via questo. Lo Poi lo zucchero. mandiamo alla maestra Laura. Sì. Lo zucchero, le ciambelle, 200 grammi. Mi posso aiutare? Stiamo Va facendo un bene. video. Ah, ok. Non lo sapevo. Lo zucchero 200 grammi. Lo zucchero. 200 grammi di zucchero. Ho assaggiato del zucchero. Ok. 100 grammi di burro. 100. eccoci ritornati con 5 uova. Picchiatela ancora un po', sempre nello stesso punto. Dov'è il punto? Qui, aspetta, girala. Via le dita. Ecco. Adesso apro. Infila un po' il dito nel buco. Perché? Non Freccia. fate come Marco, eh. Ma poi chi è? Aiuto. Dai, un po' di coraggio. Aprilo. L'ho aperto. Olè! Un uovo è andato. Tocca a me. No, due io. Ah, ok. Prima due io, Sì. poi. Giusto, giusto. Vai, è perfetto. Vai, prendi il burro. Benissimo, Che due schifo il uova. guscio poi. Ma niente, tanto poi le cuociamo. Vabbè, poi le cuccio. Adesso tu le due Che uova le schifo il guscio. metti nella ciotolona. Vai. No, aspetta, c'è un guscio. Vediamo. Ok. Qua. Controllo qualità. Meno male che me ne sono accorto. Se no ci mangiavo i gusci delle uova. Oh, che schifo, le mangiavi tu per No, no, allora mamma. Grazie. Prego, molte prego. Prega, prega. E prega per Dio. No, prego, prega. Preghi. Preghe. Intanto il video sta Streghe. andando avanti, ragazzi, Sì, lo eh? sappiamo. Ah, ok, ho recuperato il guscio. Oh, yeah. Adesso Butta giù. versiamo. Perfetto. Oh, io lo so perché andate in fondo, perché poi si è creata una montagna, poi c'è la punta, quindi. Vado io. Vai, sei inquadrato. Staccati. Ok, vediamo un po'. Io ti tengo la ciotola ferma qua. Tocchiamo, Fanne una perfetto. per volta, così controlli e la metti, controlli e la metti. Non vedo niente. Aspetta. Dai, di chiudere. Pacchetto. Però se vuoi fare il video. Ok. Tieni, Dicevo, le ultima. controlli e le versi. E poi ne apri un'altra. Ormai. Mi piace, mi dice A e va avanti. Ah, vai. Ormai. Credo che ci siano dei gusci. Ma va. Qui. Controlla. Verifichiamo, controllo qualità. Proprio su quell'uovo lì. No, no, No. Versa, versa, Ok, verso. versa, versa. Un po' di qui, un po' Ma di che là, un po' di c'entra? qui, un po' di là. Ma che Perfetto. c'entra? Bene, le uova le abbiamo messe. Adesso Uova! versiamo il burro. Burlo, verso io. Il burro è qua. Verso io. Lo verso io, lo stacco un po' e poi tu lo tocchi. E leggete il burro, le uova, poi burro, uova, il lievito per dolci, una bustina.
Verso io, perché tu hai versato il burro. No, sì. L'ho staccato. Mezza bustina per uno. No, una bustina c'è scritto. Infatti. Ma se la volete versare più. Ah, ok, di prima due. Io almeno faccio metà il preciso. Va che controlla la tipo per metà. Ok, ci sono. Metà. Scusi, signor del video, lei si vede che è un po' meno esperto, che mette davanti la testa. Vai, basta. Metà. Ok, tocca a te. Vai verso tutto. Tutto senza la bustina, eh? No. Credo che mi hai messo un po' più te. Sono cose importanti. E un pizzico di sale. Io. Lo può mettere la mamma il pizzico, sì, pizzico di sale. Allora facciamo un pizzico di sale per uno. Un pizzico. Vai, un pizzico Ricky. Vai. Ok. Un pizzico la mamma. Lavorate con le mani fino ad avere... No. Un attimo. Ho perso il foglio. Sono numerati. Sì, lo so. Lavorate gli ingredienti con le mani fino ad ottenere un panetto liscio. Ok. Ci sarà un po' per uno. Un po' per uno. Dai, la lavora per te. Lavora per te. Lavora. Forza. Dai. È una sensazione. Non riesco a parlare. Posso provare anch'io? Aspetta. Ah, è strabello. Stai toccando l'uovo. E lo so. Le mani gialle. E soprattutto bianche. Ora posso io un po'? L'ultima mescolata io. Ma che l'ultima mescolata? Dovete andare avanti un bel po' a mescolare. Deve venire un panetto liscio. Ah. Vai. Ma perché con le mani? Te ne mescolo anch'io. Sì. Perché con le mani? Che bello. È stra divertente. Perché a te non piace? Sì. Ti sta infarinando tutto. Lo so. È una sensazione bellissima, vero? Sì. Ah, che... È bellissimo. Io sto lavorando soprattutto nella parte dell'uovo. Bene, bravo. Dovete mischiare bene perché si devono amalgamare tutti gli ingredienti. Ce l'ho più io sulle mani che la ciotola. Se continui a mescolare dalle mani scende. Vai, impastate. Panettieri. È troppo bello. Panettieri, impastate. Si vedono le nostre mani che impastano e non finiscono più. Sta diventando tutto giallo e anche un po' duro, vero? Deve venire bello liscio e omogeneo. Cosa vuol dire omogeneo? Non lo so, so solo che mi sto sporcando tutta. No, più mescoli meno ti sporchi. No, io mi sporco sempre di più. No, avete voluto farlo con le mani? No, c'era scritto, Esatto. Sarà un motivo. Perché dobbiamo sporcarci. Sì. Stra divertente. Perché i bambini e poi ho più capito... sono sporchi, più sono felici. Ho capito, sì. Perché dobbiamo... Però poi non ci bisogna lavare. Ho capito perché bisogna farlo con le mani. Perché la festa di carnevale è fare i pazzi e sporcarsi. Ma adesso non è carnevale. Però dovete continuare a mescolare, non pulirvi le mani. Vabbè. Quello che sto facendo. Anch'io, no, io mi stavo pulendo le mani. Dai, c'è un sacco di farina di là. Prendete dove? La farina, io che così la si asciuga l'impasto e non vi si appiccica più. Fate girare un po' la ciotola, non mescolate sempre nello stesso punto. Ecco, andate bene. Io ce l'ho in mano. Ginny, vai bene sul fondo che c'è altra farina. Ma non mi spiaccicare le mani. Ma che stai dicendo? Mi stai spiaccicando le mani. Dai, vieni sul fondo a recuperare la farina. Giù in fondo. Basta, e tirati sulle maniche che... Io ce le ho su, più o meno. Più o meno. La destra non è che si vuoi così tanto su. È vero. Ti do ragione. Ecco, grazie. Riccardo, mescola giù. Dentro nella ciotola, non ti pulire le mani, continua a mescolare.
Prendete la farina. Bravo. Vai, vai, mescola. Fai un panetto. Anch'io voglio provare, aspetta. Molla. Voglio provare. Io non ci riesco a mollare. Oh, c'è ancora della farina. Vuoi mescolare anche tu? Dopo mescolo anche io. No, no, non mescolare. Dovete prendere la farina. E dov'è la farina? Quella che non è appiccicosa. Ma io non la vedo. E poi non la riesco a vedere. Ma hai preso le mani. Scusa. Mamma, si sta togliendo perfettamente. Che schifo. Io quasi vi lascio così, no, con le mani impastate. No, grazie. Chi li salverà dall'impasto delle ciambelle? Tu. Ve lo diremo nelle prossime puntate. Che non faremo. Allora, l'impasto delle ciambelle non ci ha inglobati. Anzi, molto bene. L'unico problema è che non mi sembra né liscio né omogeneo. Voi cosa ne pensate? Ha un aspetto liscio e omogeneo? Io credo di no. Adesso un po' sì, diciamo. Comunque nella ricetta c'è scritto: lasciatelo riposare per 30 minuti. Ah, finalmente. Ah, ecco perché. Sì, per 30 minuti di sicuro avrà un aspetto migliore. Dite che avrà un aspetto lavorate migliore. Lavorate gli ingredienti con le mani fino ad ottenere un panetto liscio. Coprite il panetto con della pellicola trasparente e lasciatelo riposare per 30 minuti. Stendete l'impasto col mattarello formando una sfogliata. Una? Una sfoglia alta, non so che cosa sia, un centimetro. Con l'aiuto di un, credo, genitore, adesso vedo. Un giro pagina. Ah, di un bicchiere grande. Credo un genitore. Formate dei cerchi. A ciascun disco. Quindi cosa dobbiamo togliete fare? La parte io non ho capito niente. Infatti, perché se leggi come al solito tutto insieme. Sono un vero genio. Quindi, per la prossima cosa da fare cos'era? Metterlo a riposare per 30 minuti. Metto con timer. La plastica trasparente, meno male che l'ho presa. Esatto. Timer! Scusa, stiamo facendo un video, Ginevra. E quindi? 30. Ho sentito un rumore strano. Sono partiti i 30 minuti. Inizia sempre con Rui, Roma.